Radio Radicale con il Presidente dei Deputati di Forza Italia, Renato Brunetta, per parlare del nodo pensioni dopo il pronunciamento della Corte Costituzionale sull'indicizzazione dei trattamenti previdenziali medio-alti. Allora, il Governo, dopo essere andato un po' in stato di confusione per alcuni giorni, sta pensando ad un decreto. Quali sono le sue riflessioni su questa vicenda e sui nostri conti pubblici? Ma Renzi e Padoan sono in un mare di guai. Erano partiti con il tesoretto, 1,6 miliardi, 1,8 miliardi, per cercare di comprarsi anche queste elezioni regionali, e adesso non sanno più dove sbattere la testa, perché non solo non c'è più il tesoretto da distribuire in maniera clientelare, ma devono coprire il buco conseguente alla sentenza della Corte. Buco che nell'arco di 1, 2, 3 anni vale all'incirca 18-20 miliardi di euro, di cui una parte consistente, 4, 5, 6, subito. E occorre fare un decreto per ottemperare alle prescrizioni della Corte, e i guai cominciano proprio qui. Dove sono le coperture? E se si dà tutto a tutti, cioè si restituisce il maltolto da Monti e Fornero, occorre trovare le coperture per 18-20 miliardi. Se tutti sono felici, più o meno. Se invece, come pare, si taglierà la platea dei possibili, tra virgolette, beneficiari, vale a dire quelli che dovrebbero recuperare il maltolto, Renzi si farà una marea di nemici, cioè tutti quelli a cui verrà non corrisposto quanto da loro ceduto nei due anni, il 2012-2013 e in parte anche gli anni successivi. E quindi l'esatto contrario dell'effetto Lauro, vale a dire dell'effetto tesoretto che Renzi voleva realizzare. E gli sta andando male anche la scuola. Lui voleva fare la stessa operazione Lauro anche con la scuola, con i famosi 100.000, ma anche lì si è infilato in un nido di centinaia di migliaia di vipere, e chiamiamole così con tutto il rispetto, vale a dire di meccanismi anche giustificati di diritti acquisiti, di precari di vario tipo, e anche in questo caso non ci sono i soldi neanche per i famosi 100.000 che Renzi ha promesso, tra l'altro conseguentemente a una sentenza europea della Corte di Giustizia europea. Non ci sono neanche quelli. Se poi il provvedimento, di emendamento in emendamento, allargherà la platea anche qui dei precari da assumere, si allarga il buco e quindi non si sa dove trovare la copertura. Quindi effetto boomerang per Renzi. Lui pensava, con questi provvedimenti, tesoretto e scuola, di comprarsi le elezioni regionali, e finirà invece Corte Costituzionale più scuola, niente tesoretto, per avere gli effetti negativi del suo tassa e spendi. Così finiscono le volpi. Certo. Lei, Presidente, di aggiungere qualcosa sulla polemica che c'è stata tra Zanetti, il sottosegretario dell'economia, e Padoan sul fatto della restituzione? Non le sembra strano che ci sia una polemica di questo genere, o comunque un'incomprensione del genere, all'interno dello stesso Ministero? Non mi turbo, ci sono sempre state. Potrei dire Zanetti chi? Padoan sta imparando il mestiere. Zanetti non l'ha mai imparato. Va bene, la ringrazio. Grazie. Il Presidente dei Deputati di Forza Italia, Renato Brunetta.